a great state fair. Don't miss it, don't even delay. It's dollars to donuts that our state fair is the best state fair in our state. In questo momento i video più visti su questo canale YouTube in cui vi trovate sono due, uno parla del Texas, uno parla della California, sono insomma entrambi due di questa serie di video che a questo punto vi toccherà fare, in cui in ogni video racconto uno stato americano. Questo è uno di quei video, ma sarebbe troppo facile proseguire con la Florida, con New York, con questi stati così famosi, iconici come il Texas o la California, per cui oggi facciamo sul serio, parliamo di uno stato il cui nome è composto quasi soltanto da vocali, ma non è l'Ohio, non è nemmeno l'Idaho, invece parliamo dell'Iowa. The Lakers, now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Iniziamo innanzitutto a collocare questo posto nel territorio degli Stati Uniti. L'Iowa è uno stato del Midwest e se avete visto il video di qualche settimana fa sul Midwest, quello che girammo nel pop-up store di Stranger Things, sapete che cos'è più o meno il Midwest come regione, che storia ha, che ruolo ha, che posto ha proprio geograficamente. E infatti se andiamo a cercare l'Iowa nella mappa degli Stati Uniti, quello che vediamo è uno stato che ha la forma più o meno rettangolare e sta più o meno al centro del paese, esattamente al centro di quella regione che gli americani chiamano anche flyover country, cioè la parte del paese in cui nessuno si ferma davvero, ma ci si limita a volarci sopra andando da una costa all'altra. L'Iowa è grande in termini di superficie più o meno quanto la Grecia, solo che la Grecia ha più o meno 10 milioni di abitanti, mentre l'Iowa ne ha 3, e quindi la prima informazione fondamentale che dobbiamo assumere sull'Iowa è che è un posto quasi completamente vuoto. O meglio, non quasi completamente vuoto, vuoto nel senso di poco popolato, poco abitato, ma c'è qualcosa, c'è un elemento che copre la grandissima parte della superficie dell'Iowa. Di cosa parlo? Delle pannocchie di mais. Il mais è il pilastro su cui si regge il settore agricolo dell'Iowa, che è di gran lunga l'industria più importante dello stato ed è favorito anche da come è formato questo territorio, è quasi tutto pianeggiante e l'Iowa ha anche la caratteristica di avere su due dei suoi confini due grandi fiumi, il Mississippi e il Missouri, e quindi è anche uno stato e un terreno, un territorio che è facile irrigare. L'agricoltura non poteva che essere quindi il principale settore economico dell'Iowa. This is what a cornfield looks like, honey. Naturalmente, come è successo per tutti i luoghi che hanno una predisposizione, una tradizione agricola, nel corso del tempo poi anche altri settori sono andati a occupare un qualche spazio. Per esempio, il bestiame. Si dice oggi, e si scherza molto in Iowa su questo, che ci saranno forse sì soltanto 3 milioni di persone nello stato, ma ci sono oltre 20 milioni di maiali in Iowa. Il maiale è di gran lunga il capo di bestiame più allevato in Iowa. E poi ci sono anche tante altre industrie collegate a questi settori. Per esempio il settore del vino è sempre più in ascesa in Iowa, ma anche quello fondamentale, e tra poco ne parliamo, dei biocombustibili. Cosa c'entrano i biocombustibili con l'agricoltura? Cosa c'entrano soprattutto col mais? In Iowa, come dicevo, si produce tantissimo mais e il mais si può fare anche fermentare. Facendo fermentare il mais si ottiene l'alcol etilico, l'etanolo, e dall'alcol etilico si possono creare dei biocombustibili. Per tutta una buona parte del Novecento gli Stati Uniti avevano bisogno di energia, avevano bisogno di combustibili. Ci siamo detti a lungo, anche qui è diventato un luogo comune, gli Stati Uniti hanno bisogno di petrolio. Addirittura abbiamo spiegato alcune delle iniziative di politica estera americane nel corso del tempo con il desiderio, la necessità di accaparrarsi forniture di petrolio. Per questo il fatto che l'Iowa potesse produrre dei biocombustibili, il fatto che questo carburante quindi potesse essere prodotto all'interno del paese, ha fatto sì che questo spazio, questo pezzo di industria, si allargasse sempre di più in Iowa, favorito anche da degli incentivi statali molto incisivi.
C'è un sistema infatti negli Stati Uniti che impone a chiunque venda benzina, la benzina che usano normalmente per le automobili, di includere dentro il carburante che vende anche una percentuale di biocombustibile derivato dall'etanolo prodotto in Iowa. È il motivo per cui quando andate a fare benzina negli Stati Uniti e vedete che ci sono magari 3-4 tipi diversi di benzina senza piombo, vedete la percentuale di etanolo che è contenuta in quella benzina e potete decidere quale fare, ma una qualche percentuale deve esserci sempre. Capite quindi che il settore dell'etanolo, del bioetanolo, del biocarburante dell'Iowa viene di fatto sovvenzionato dallo Stato, che obbliga chi vende il carburante a includere l'etanolo nel carburante così da poter allungare, diciamo, il combustibile con una parte prodotta all'interno degli Stati Uniti. Questa grande industria legata ai biocombustibili ha fatto sì che nel tempo nascesse un settore legato all'energia nell'economia dell'Iowa e oltre a occuparsi di biocombustibili si occupano molto anche di energia eolica. L'Iowa è pieno di pale eoliche. Cos'altro possiamo dire? Che è uno stato che è attraversato da tantissimi tornado, si trova all'interno della cosiddetta Tornado Alley, per cui tra primavera ed estate ogni anno passano in Iowa circa 50 tornado, naturalmente di intensità molto diversa tra loro. Le sue principali città sono tutte molto piccole, la città più grande e popolosa si chiama Des Moines, ha un nome che vi suonerà francese e lo suona non a caso perché i francesi furono i primi europei ad arrivare in città. Altre città importanti dell'Iowa sono Cedar Rapids, Ames, Iowa City, Davenport, che mi stavo dimenticando, per una popolazione che è composta in larghissima parte da bianchi, sono bianchi quasi l'80% dei cittadini, poi ci sono circa un 10% di latinoamericani, un 7% di afroamericani, cani, il resto diciamo più o meno misto. Voi a questo punto potrete pensare, questo ha deciso di fare un video sull'Iowa, saranno passati, non so, 4-5 minuti e ha già finito le cose da dire sull'Iowa. E invece no, perché anzi, adesso iniziano le cose più interessanti. Perché nonostante a livello culturale l'Iowa non abbia questo grande ruolo di influenza negli Stati Uniti, nonostante non sia un posto in cui la gente va in vacanza, io ci sono stato più volte per cose di lavoro, ma non è un posto che esattamente mi sentirei di consigliare per una vacanza, ecco, nonostante questo l'Iowa ha alcune ragioni per cui è molto importante in alcuni aspetti degli Stati Uniti, soprattutto la politica. La tradizione vuole infatti, e la tradizione poi è diventata anche legge, che l'Iowa sia lo stato da cui cominciano per legge appunto le primarie dei partiti quando devono scegliere chi sarà il loro candidato o la loro candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Chi vince in Iowa vince le prime primarie, quelle a cui si arriva dopo mesi e mesi di attese e di sondaggi e ne ottiene inevitabilmente, come accade a ogni vincitore di qualsiasi competizione, una grande spinta, un grande slancio che poi magari gli permetterà di vincere anche nel secondo, nel terzo stato. Ci sono molte candidature di grande successo che non avevano grandi speranze prima che si votasse in Iowa e che poi passando da una vittoria in Iowa sono diventate una cosa vera. Un esempio facile, scontato, banale: Barack Obama. Non aveva grandi speranze nel 2008, la sua sfidante Hillary Clinton era molto più forte, molto meglio finanziata, ma Obama si concentrò sull'Iowa, sapeva che una vittoria in Iowa avrebbe potuto cambiare le cose, quante volte mi impappinerò dicendo Iowa, va bene? E vincendo in Iowa poi pronunciò uno dei discorsi più importanti della sua carriera politica, forse uno dei più memorabili di quella candidatura, video che comincia con la frase "They said this day would never come". Dicevano che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Video che vedremo esattamente adesso. Se questa cosa poi è troppo cringe, togliamo. They said our sights were set too high. They said this country was too divided, too disillusioned to ever come together around a common purpose. C'è un'altra cosa per cui è famoso l'Iowa, che è il cibo fritto, ma ci arriviamo tra un attimo, e anzi ci arriviamo proprio parlando di politica, perché fin qui vi ho detto le primarie dell'Iowa sono le primarie in Iowa, chi vince le primarie, ma tecnicamente in Iowa non si vota col metodo delle primarie, cioè si va al seggio quando vuoi, esprimi il tuo voto e vai via. Si vota con un altro metodo molto diverso che si chiama caucus.
Per cui quello che fanno tra l'altro i candidati in questi mesi, i mesi che precedono davvero il voto in Iowa, è non solo convincere le persone che loro sono i migliori candidati, ma anche spiegare che cos'è un caucus, spiegare come si vota, perché è una procedura davvero diversissima da quella del voto normale. C'è un video molto carino che poi vi giro. Wouldn't you like to take a big bite of sizzling grade A beef? Di Bill Clinton che cerca di spiegare che cos'è un caucus. Cheese, pickles, tomatoes. E fa ridere perché è tipo, non so, dancing is hard. Dancing is hard. E c'è lui che balla e non ce la fa, ma caucusing is easy. Caucusing is easy. Okay, you want to put Hillary in the White House? First you have to caucus. Fa molto ridere. I caucus sono di fatto delle assemblee, per cui per partecipare ai caucus, per votare alle primarie in Iowa, non bisogna presentarsi al seggio dalle 7 alle 23, ma a una certa ora ben precisa, perché è l'ora a cui cominciano i lavori. Supponiamo che siano, di solito siamo nel pomeriggio, tra le 17 e le 18. Vai a vedere qual è il tuo seggio, ti rechi al tuo seggio e ce ne sono oltre 1000 aperti in uno stato che, capite, è piuttosto piccolo, poca gente, i seggi sono dappertutto, nei bar, nei ristoranti, nelle palestre, nelle scuole, ti presenti all'ora X e la prima cosa che devi fare è, anche questo è molto controintuitivo, dichiarare per chi voti. Il voto nei caucus dell'Iowa non è segreto, devi dire io in questo momento sono più attratto, penso di votare per il candidato X o per quello Y. Ci si divide allora, una volta che si è arrivati tutti ed è scattata l'ora X, in gruppi. Chi vota per Biden, chi vota per Sanders, chi vota per Elizabeth Warren, sto citando i nomi dei candidati ai caucus dell'Iowa del 2020. Cosa fanno a questo punto? Questi gruppi si mettono a discutere tra loro e a cercare di convincersi a vicenda. Almeno una persona del gruppo deve rivolgere un discorso a tutti gli altri gruppi, dicendo perché il proprio candidato è, secondo lui o secondo lei, la migliore opzione, la persona con le idee migliori, più convincente, quella che può più facilmente vincere le elezioni presidenziali. Ne nasce un grande dibattito, perché poi, dopo che una rappresentante per gruppo ha parlato, ci si può parlare tra singoli gruppi, e nasce anche una sorta di campagna acquisti. Se io voto per un certo candidato e la mia amica, mio amico, mio zio vota per un altro candidato, a quel punto andrò da lui e gli dirò: senti, ma perché non cambi idea? Perché non vieni con noi? Immaginate in tutto questo che ruolo possono giocare, specialmente in un posto fatto di città di provincia, di piccole città, di persone che si conoscono un po' tutte, anche un po' la pressione sociale. Chi sono i leader di quella comunità? Da che parte stanno? Con chi vanno? Queste domande determinano spesso per chi voterà una certa comunità, un certo seggio, un certo paese. Alla fine, dopo un tempo prestabilito, si stabilisce che il dibattito è finito e si richiede alle persone per chi vogliono votare. E ci sarà qualcuno che avrà cambiato idea e quindi questi gruppi un po' si ricomporranno. A quel punto si contano effettivamente i voti e l'esito di questo secondo turno, di fatto, è l'esito vero dei caucus, perché soltanto dopo il dibattito si capisce se in un certo seggio il candidato Joe Biden ha ottenuto il 45% dei voti, il candidato Bernie Sanders ne ha ottenuti il 35%, eccetera, eccetera. E quelli sono effettivamente i risultati. Capite che un metodo così diverso dal voto tradizionale produce dei risultati molto diversi, innanzitutto perché coinvolge persone diverse. Se vuoi votare, in Iowa non devi andare in un momento libero al seggio e te la cavi in 10 minuti, ma devi destinare a quell'attività almeno 2 ore, e questo già esclude una parte della popolazione. Non solo, devi essere pronto a fare un'attività che in qualche modo è un'attività sociale, e quindi a star lì, a chiacchierare, a parlare, a difendere le tue idee, a convincere qualcun altro. Anche questo non è che sia obbligatorio dire la propria, ma scoraggia un po' di persone che magari vorrebbero votare ma non hanno voglia di sottoporsi a questo esercizio. Qual è la conseguenza? Una delle conseguenze? Che chi vota ai caucus dell'Iowa di solito è un pezzo di elettorato molto più politicizzato, molto più militante, molto più attento, molto più informato, molto più dentro le cose della politica rispetto a quanto capiti e delle primarie normali, oppure figuriamoci poi alle elezioni presidenziali. E il risultato del voto dipende anche da questo elettorato un po' diverso. Tradizionalmente in Iowa vanno molto bene i candidati che passano moltissimo tempo in Iowa prima delle elezioni, i candidati che piacciono magari a una minoranza molto motivata e militante del partito e non all'intera maggioranza, i candidati un po' populisti, un po' demagogici. Una delle conseguenze del fatto che per vincere in Iowa è opportuno passare molto tempo in Iowa, e quindi anche se tu ambisci a diventare la persona più potente del mondo, devi comunque passare 2 mesi almeno in un posto dove non c'è niente a parte le pannocchie di mare,
mais e i maiali, ecco che dovendo passare molto tempo lì si diventa un po' familiari con la cultura locale e c'è un appuntamento culturale in Iowa che nessun candidato può perdersi se vuole davvero arrivare alla Casa Bianca, che è la Iowa State Fair. È una fiera che si tiene in agosto ed è una di quelle fiere americane, ce ne sono in ogni stato, in cui c'è qualsiasi cosa. Ci sono i capi di bestiame che possono essere comprati, bancarelle, mercati che vendono qualsiasi cosa, giochi che si fanno sui campi, giochi con le balle di grano, giochi con i trattori, gare di velocità fra trattori giganteschi. L'attrazione principale però non solo in queste fiere, ma soprattutto alla Iowa State Fair, è il cibo. In particolar modo il cibo fritto, per cui adesso vi elencherò un menù tipico portata per portata di cosa si può mangiare alla Iowa State Fair. When you come to the Iowa State Fair, you have to eat, and most of the things you're going to eat are fried. Cominciamo per scaldare un po' l'appetito dal Twinkie fritto. Il Twinkie è una merendina, loro perché accontentarsi del mangiare la singola merendina? La prendono, la pastellano e la fanno deep fried. Sempre su questo genere fanno, e vanno anche molto forte, gli Oreo fritti. Sapete gli Oreo, i biscotti, quelli con due, no, la crema in mezzo? Anche loro pastellati e fritti, li ho mangiati peraltro, sono spettacolari. C'è il rischio che dopo il quarto Oreo fritto bisogna chiamare l'ambulanza, però sono veramente molto buoni. Se invece i dolci non vi interessano e volete puntare più sul salato, un piatto molto tipico della Iowa State Fair è il pork chop on a stick. È una braciola di maiale che viene cotta alla piastra, che viene poi infilzata con un bastone, a volte viene anche fritta ovviamente, e poi le persone lo portano in giro come se fosse, diciamo, un ghiacciolo e lo mangiano a morsi, ma non è un ghiacciolo, è una braciola di maiale. Avrete capito a questo punto che questa cosa di mettere il bastoncino dentro il cibo e mangiarlo così è un po' una cosa tipica, non solo perché appunto per esempio il Twinkie, la merendina, si mangia col bastoncino, ma anche il corn dog si mangia col bastoncino. Represent the corn dog. Un hot dog pastellato nella farina di mais e fritto, ovviamente. Devo ripetere ogni volta che è fritto, date per scontato che sia tutto fritto quello che vi dico adesso. Uno dei miei cibi preferiti, il pickle dog, che è una cosa incredibile. Non è soltanto un pickle, cioè uno di quei cetrioli sott'aceto fritti, vendono comunque anche quelli, ma è un cetriolo sott'aceto di quelli grossi, che al centro ha un würstel, che poi viene avvolto nel formaggio e poi ovviamente pastellato e fritto. Siccome quando tagliate a metà il pickle dog si vede l'hot dog, si vede il cetriolo, si vede il formaggio, lo chiamano, quanto sono teneri, il sushi dell'Iowa. Incredibile. Se volete spiazzare invece i vostri interlocutori e far finta di mangiare una cosa dolce che dolce non è, fanno una sorta di gelato salato, ma non è proprio gelato. Loro lo chiamano Hot Beef Sundae. Il sundae è il gelato, il classico cono gelato americano. Lo danno in una coppetta. Al posto delle palline di gelato ci sono due o tre palline di mashed potatoes, purè in sostanza. E al posto di quella che sarebbe la crema sul gelato ci mettono sopra il gravy, che è la salsa quella con cui condiscono la carne, oppure del formaggio fuso. E sopra, come se fosse la granella di una coppetta al cioccolato, invece del bacon ovviamente fritto e sminuzzato o degli sfilacci di carne, e si mangia col cucchiaio, con la forchetta, come se fosse un vero gelato, ma non è gelato. Poi ci sono i cheese curds, che sono dei bocconcini di formaggio ovviamente fritti. Ce n'è uno però incredibile che non ho mai mangiato e anche un nome complicato, per cui adesso lo leggo: deep fried bacon brisket mac and cheese grilled cheese. Che cos'è? Allora, è una pallotta. Al centro di questa palla si può trovare del mac and cheese, quindi della pasta. Poi viene a sua volta ricoperta da quella che loro chiamano salsa marinara. È una salsa di pomodoro in sostanza con un po' di aglio. Se però niente di tutto questo, adesso finisco, niente di tutto questo vi aggrada e volete qualcosa di ancora più violento, una cosa molto famosa nella Iowa State Fair è il burro fritto. Perché girarci intorno, no? Perché la carne, l'olio, eccetera? Friggono direttamente il panetto di burro e dovreste vedere adesso anche delle immagini a prova che quello che vi sto dicendo è vero. Prendono un panetto di burro, ci infilano ovviamente uno stecco, lo girano nella pastella, lo friggono e lo mangiano a morsi. Non chiedetemi come sia possibile. Io temo anche che sia buono tipo il primo morso, ma sono anche abbastanza sicuro che dopo le conseguenze sullo stomaco possano non essere, diciamo, eccezionali. Chiusa, diciamo, questa parentesi culinaria che a qualcuno potrebbe aver fatto venire molta fame, qualcun altro invece forse sarà in bagno a vomitare, torniamo sulla politica, perché non è soltanto una cosa di spettacolo. Vedrete sì un sacco di politici con il loro pork chop on a stick, vedrete un sacco di politici mangiare alla Iowa State Fair e quindi venire malissimo nelle foto, sbrodolarsi, anche quello è un po' un test. La presenza dei politici a questa fiera e in generale
mantenere la presenza dei politici in Iowa per così tanto tempo, attribuisce un premio, diciamo, a vantaggio ai candidati che sono molto bravi a fare la cosiddetta retail politics, e cioè a fare campagna elettorale non solo e non tanto con i grandi comizi, oppure essendo molto bravi sui social o in TV, ma andando porta per porta. Retail vuol dire negozio, bottega per bottega, e quindi candidati che si ricordano i nomi delle persone, quella è una grande skill. Se passi in Iowa 2 mesi, non è che puoi chiedere per 3-4 volte alla gente come si chiama, te li devi ricordare. E si ricordano magari se hanno dei figli e quindi gli chiedono: ah, ma come sta tua figlia, ma come va al lavoro? Insomma, se riescono a integrarsi ed essere brillanti, saper gestire con una battuta anche qualcuno che ti contesta, essere calorosi, risultare umanamente in grado di costruire queste relazioni con degli sconosciuti. Alcuni politici sono molto bravi in questo. Il presidente attuale Joe Biden è un grandissimo professionista, forse il numero uno nella retail politics. È molto più bravo, molto più efficace quando ha davanti 1 o 2 elettori che quando ne ha davanti magari 2000-3000. Ma c'è un po' anche una gara informale in Iowa tra i candidati in chi se la cava meglio. Per esempio, è molto famoso un momento di un comizio di Obama, anzi post comizio, in cui Obama andava a salutare le persone. A un certo punto una donna, una madre, mise il suo bambino che piangeva in braccio a Barack Obama per fargli una foto, e appena il bambino finì in braccio a Barack Obama, istantaneamente smise di piangere. Michelle accanto a lui ci restò un po' male, perché con Michelle non era successo. Chiaramente questo rapporto confidenziale, il fatto che l'Iowa sia così importante sul piano politico, molto più importante di quanto sia davvero alle primarie, alle presidenziali, perché poi non è uno stato che conta granché vincere alle elezioni presidenziali, fa sì che abbia un grande potere contrattuale. E torniamo qui alla questione dell'etanolo. Questo video è un po' un cerchio, stiamo tornando all'inizio. Perché questi incentivi per i biocombustibili, questa politica statale che fa sì che in Iowa si coltivi così tanto mais per produrre del carburante, se nel corso dello scorso secolo poteva avere un qualche senso perché gli Stati Uniti non avevano così tanta energia, e anche perché non c'era la sensibilità che c'è oggi rispetto ai combustibili fossili, rispetto al cambiamento climatico, ecco, oggi non va più molto di moda, anche perché oggi sappiamo che questi combustibili li chiamiamo sì biocombustibili, ma non sono esattamente, diciamo, come i pannelli solari o le pale eoliche. Per cui c'è da una parte una grande spinta politica che vuole che all'Iowa e alla sua agricoltura venga tolto quello che considerano un privilegio, un'industria di fatto sussidiata dallo Stato. Quelli dell'Iowa, che però ci campano con l'etanolo, non sono della stessa opinione, e quindi un grande test per i politici che vogliono candidarsi alla presidenza è: andrà in Iowa, ok, mangerà il suo pork chop on a stick, ok, ma cosa prometterà sull'etanolo? Calerà il capo davanti alle pretese dell'industria dell'Iowa, anche se il resto del paese non è della stessa idea? Oppure avrà il coraggio di andare da questi dell'Iowa e dirgli: sentite, dobbiamo tagliare gli incentivi sull'etanolo? Quello è un primo grande test. Infine, qualche informazione più culturale sull'Iowa. Non ci sono soltanto le pannocchie di mais e i maiali. Per esempio, c'è il più grande... C'è il più grande, prestigioso e importante laboratorio di scrittura creativa del paese, il Writer Workshop, che si trova ad Iowa City. Alcuni tra i più grandi scrittori, tra le più grandi scrittrici dello scorso secolo, a un certo punto hanno passato del tempo in Iowa e ne sono usciti più bravi, più in grado di scrivere dei romanzi che poi hanno avuto grande successo. È il posto in cui è nata la band metal degli Slipknot, è il posto in cui un altro grande cantante metal, Ozzy Osbourne, fece quella cosa un po' che poi diventò una leggenda metropolitana. Si racconta che una volta Ozzy Osbourne, mentre cantava, vide qualcuno lanciare una cosa sul palco, pensò che fosse un peluche. Lui, essendo un cantante metal, afferrò questo peluche e gli diede un morso e gli strappò la testa. Venne fuori, lui se ne accorse subito che era un pipistrello vero. E quindi questa cosa è rimasta nella leggenda, è accaduta davvero, è accaduta in Iowa. Su questo il video non ve lo faccio vedere. L'Iowa è anche il posto in cui è stata inventata la prima macchina automatica per tagliare il pane, è il posto in cui è nato John Wayne, è uno stato gemellato con il Veneto, però a questo punto avrete capito che mi sto un po' arrampicando sugli specchi e che la lista è finita. C'è un negozio a Des Moines, in Iowa, che si chiama Reagan, che ironizza molto su questa scarsa rilevanza culturale dell'Iowa. Io ci sono stato un paio di volte, è pieno di magliette, tazze, poster che si prendono un po' in giro e che ironizzano su questa caratteristica dell'Iowa. Nel tempo ho comprato una felpa che però si è rovinata e 2 tazze che adesso vi mostro. È un umorismo un po' strano, eh? Des Moines, French for Des Moines. Cosa vorrà dire? Qual è la battuta? Non lo so, però ironizza sul fatto che Des Moines è francese, eccetera. Quest'altra tazza mi piace molto
volto è una tazza che riporta una mappa del Midwest, ma i nomi degli stati che vedete su questa mappa sono tutti sbagliati e quindi qui si prende in giro un po', non tanto l'Iowano si prende in giro da solo, ma prendono in giro gli americani che non sanno nemmeno dov'è bene l'Iowa, e quello sarà l'Iowa o sarà l'Indiana? E l'Ohio è sopra o sotto il Mississippi? Ecco, loro diciamo prendono in giro molto se stessi anche con queste tazze. Dovreste andare in Iowa per qualche motivo, per lavoro o perché magari tutto quell'elenco, quel menù in realtà vi ha fatto venire l'acquolina in bocca, sappiate che la Iowa State Fair è in agosto, in generale l'inverno è molto rigido, quindi meglio andare nei mesi un po' più caldi. Il negozio Reagan si trova a Des Moines, che comunque non è male come città. C'è molta provincia, molte pianure, molte pernocchie di grano, non sarà come il Texas, non sarà come la California, ma è comunque un posto che ha una sua identità. Io sono sicuro che questo video, anche questo, raggiungerà la cima della classifica, che non si dica che chi segue questo canale è soltanto interessato alle cose più mainstream e quindi gliene frega della California e non dell'Iowa. Se non volete perdervi i prossimi video sugli stati americani e su tutti gli altri, ricordatevi di iscrivervi al canale, quindi cliccate sulla campanella, fate tutte le cose che bisogna fare in questi casi, così quando ne esce uno nuovo ricevete una notifica. A presto, ciao! Our state fair is a great state fair. Don't miss it, don't even be late. It's dollars to donuts that our state fair is the best state fair in our state. Take it easy, blue boy. Your supper will be here any minute. I wish I knew what was keeping that fella.